Ciao ragazzi, bentornati con questo nuovo video e con il Fantaprocesso. Siamo giunti alla terza giornata e la terza giornata è quella buona. Finalmente vinco la mia prima partita e non è una partita qualsiasi. È contro Dani Orgoglio Gob. Allora, dovete sapere che non è il primo anno che faccio Fantacalcio con Dani. Dani avevo fatto anche un altro privato, non il Fantaprocesso, un altro privato con altri amici. Con Dani non è mai una partita normale, con Dani io gli voglio un bene dell'anima, però quando giochiamo al fantacalcio ci scanniamo. Cioè, l'obiettivo stagionale mio è battere Dani il fantacalcio, quindi anche perché poi ci sfottiamo, quindi bellissimo. E niente, Dani ho giocato a Sandorà di Piave, cioè a casa sua, e ho vinto 2-1. Adesso, al di là di tutto, a lui è andata bene una cosa comunque, adesso a parte gli scherzi, a lui è andato anche bene che Higuaín non ha giocato, gli è entrato Hünder che ha fatto gol e assist, quindi è riuscito comunque a fare un gol, però a me francamente, cioè, ha segnato tutti, cioè, adesso sto guardando perché Acerbi 2 gol Milik, quando fai comunque 3 gol, sì, poi ho avuto la penalizzazione di Gomis che al 90esimo aveva preso un solo gol, poi ne ha preso un altro, quindi chiaramente si è abbassato voto e bonus. Però potevo fare anche il terzo per come era andata la partita. Comunque va bene così. Ripeto, è la mia prima vittoria al Fantaprocesso, sono i primi 3 punti e sono veramente contento. Dai, sono contento perché dai, la prima volta ci stava, dai. Dopo aver perso immeritatamente con Marchese Bianconero, lì è stata una zanzata, lui è super amministratore della Lega, quindi vergogna, vergogna Marchese. E dopo aver perso un calcio a basso costo praticamente per un gol, bastava un gol per pareggiarla, finalmente raccolgo qualcosa. Tra l'altro, stavo guardando la classifica, che c'è Stefano, zitto zitto, Stefano Bianconero, che zitto zitto sta comandando la classifica, col Marchese che ha 6 punti, tutti e due immeritati. Nino Gevsi che è a 5 punti, Delio a 4 insieme a Colpo Gobbo, calcio basso costo pure, poi ci siamo io, Dani, Vibi Channel e Giuseppe Zebrato a 3 punti, però sto guardando che io, Dani, Vincenzo e Giuseppe siamo indietro, ma abbiamo più punti totali di, ad esempio, Colpo Gobbo e calcio basso costo che ci stanno davanti, quindi lì veramente, lì è veramente stato il calendario che ha influenzato tantissimo. Però insomma va bene così. E guardavo appunto che ad esempio anche Nino che ha 227 di punti totali, quindi in teoria dovrebbe essere straprimo, in realtà è terzo perché il Marchese Bianconero e Stefano, pur facendo meno punti totali, hanno fatto più punti poi effettivi. Va bene così, insomma, l'importante, ripeto, era vincere questa partita, finalmente sbloccarsi un pochettino, sbloccare un po' la Lega perché ero messo veramente, veramente male. E adesso sono settimo, sono in compagnia, sono in buona compagnia. Bene ragazzi, fuori Rosa TV batte Dani Orgoglio Gobbo a casa sua 2-1 e adesso io vi do appuntamento con i prossimi video del Fanta Processo 2018-2019. Ciao!